ma io l'ho iniziato l'altro video, tu mi hai detto seguite l'altro video, che dobbiamo fare? Perché voglio vedere. La mia Silvana da Crema. Silvana da Crema? Sì, sì, ma cacchi su queste cose. Questi sono chissà i tovaglioli della mia collezione, sempre, devo sistemare. Sempre i tovaglioli. Guarda che meraviglia, i tovaglioli con. Ma dove li hai trovati? Questi calichi non ce l'hanno, no, da Primark non ce l'hanno. Molto e quanto ti costano? Non si può dire, me li hanno regalati. Lì se lei è un appassionato di Frida Kahlo, un intenditore, certo, a buon gusto. Posso scegliere, no, sono meravigliosi. Ora poi mi compro tutte le altre collezioni. Ti compri. Sì, citato, che uno dice buongiorno, quanto devo costa, comprare, poi parlando certo, parlando ma catti mai tu, non certo, compro. Vabbè, ci ragazzi, vuole attività. Vabbè ragazzi, andiamo a vedere se la Silvana da Crema, ma mo c'è un nostro follower che sta scrivendo continuamente in tutti i video, ma la casa è troppo grande, la casa è per quattro, ma per pulirla ci vuole il miracolo, e venisse lui, si sta prendendo proprio con l'intera, si stanno mettendo una testa. È troppo allora, grande per Gioia, noi. Devi sapere una cosa, che la prossima sarà ancora più grande, la voglio a tre piani. No, la io mi voglio perdere. Allora, se poi chiama Mannenza, no? Chi da capolizia sempre? Ecco, chiama ma Mannenza. Loro mi hanno detto Nenza e Vanessa. No, loro, perché Vanessa chi deve. No, Nenza è pulitissima. È pulita. Si può mangiare. È pulita, però dico quella più. Anzi, l'altro giorno ha detto una cosa bellissima. A me casa è così pulita. La potete mangiare dopo vi vendi la lingua di sangue candeggina. Splendida Vanessa. Ma chi l'ha detto? A una Vanessa, che gli ha detto che stava fidendo? Sì, dici volevi di zimmi, mi la dall'uari, guacci. Ma con giurizio, una un commento, volevi di zimmi, tu ingrasciata. Ma no, bella, che poi mi... Basta, non ti interessa. Una persona un po' adulta che gli posso dire i figli, vuol dire che hanno avuto delle mamme che le hanno insegnate. Bravo. Insegnate i vostri figli. Bravo. Dice che la mamma di Nenzi era così, magari. Beh, come e gli ha insegnato alle figlie. Brave le mamme, complimenti. Magari la mamma di Vanessa dice che è pulitissima, che piacetto. Va bene, Silvana, che Silvana, intanto qua so che mi ha detto ci sono delle calamite per me, perché io certo sono un calamitaro. Ma saluta, ma quindi tu l'hai conosciuta, l'hai certo sbaciucchiata? Però parte giorno 8 e prima di giorno 8 noi l'andiamo a trovare. Di nuovo, perché vuole conoscere. Giorno 8. Certo, mi vuole offrire la granita, io ci vado. Vuole conoscere a mia? Certo. Milano, perché lei a Milano, no? Silvana da Crema, sì. Scrive sempre Silvana da Crema. Certo. Ma com'è una bella donna? Descrivimela. Una bella donna. E questa è cattolica. Ah, una bella donna, ma com'è? Bionda, com'è? Una bella. Certo. Charmante. Vabbè, dopo allora, la conoscere. Poi qua ci sono le iniziali, queste A come Armando. Certo, allora che cacchio mi ha scritta sta mia figlia per sti cosi? Ah, c'è anche Annunzio, certo. Ragazzi scusate, ma io ancora sto giù, certo. Che è? Non lo so. Vediamo. Max, me lo dovevo comprare, giuro che mi si era rotto quello della macchina, un portachiavi, grazie. Carino, ci metto immediatamente le chiavi della macchina, perché veramente l'avevo. È vero che te l'ho detto, lo devo andare a recuperare. Questa ancora è la palla, lo devo recuperare. La palla da. Questa è una baseball, no? Sì, baseball. Che bello. Ma che bello! Mi prendo questo, me li prendo carino, tutti e due. Molto fine. Bello. Grazie, Silvana. Grazie, Silvana. E qua c'è un altro bellissimo regalo ancora per il mio compleanno. Penso, se non mi ricordo male, mi ha detto tante cose. Grazie, la crema. Tutte cose stupende. La crema? La crema Silvana di rughe? La crema, quindi crema. Raga, ti visti i rughi? Ma ci visti che già famo di scalisi? I rughi non ti inghiano tutti i rughi, non hai più, gliel'hai detto? Io rughi non. A proposito, poi mercoledì abbiamo saltato l'incontro da scalisi. Allora, perché tu ci sto stesso, no? Ma che bello! Ma che è? Melograno, porta fortuna, stupendo! Andiamo. Aspetta che non lo metta a fuoco, dai. Grazie. Veramente molto fine, gusti spettacolari. Grazie Silvana. Veramente tutto una cosa più bella del mondo. Becca la vita? Cosa? Becca la vita? No. No, si poggia. Si poggia, ora lo metto nell'argentiera, bellissimo. Non
Ripeto. Grazie. Va bene, grazie Silvana. Silvanesca, grazie. Grazie. Per tutte queste meraviglie. Ma saluta la Silvana da Crema. Ciao Silvanesca. Silvana non saggio su noi, io posso venire io nuovo, entro il giorno. No, vediamo. Mercoledì prossimo, vediamo se organizzarci. Dai. Vediamo, perché poi il giorno 9, mo cosa abbiamo noi giorno 9? Una serata. Ricordiamolo, cosa abbiamo? Metto la locandina finale, che non tipo la mai. Tipo Baudia, Vipo Baudo cue presenta. Ma Vipo Baudo cue? Ah, perché si chiurati? Sì, Amedeus, tu presentano una serata eccezionale il 9 giugno a San Giovanni La Punta. Ospiti insieme a noi con i nostri sketch. Aspetta, insieme a noi con i nostri sketch, la Farina. Francesca Farina. Scelto, che quella farà un'ora di spettacolo insieme ospiti. A noi. Ospiti. Rita De Crescenzo direttamente da Napoli. La regina di TikTok. La regina di TikTok e Nando Di Marco. De Marco. Da, De Di Do. Ragazzi, ecco, lui è a Pippo Bausco. Pippo Bausco ormai ha 95 anni, quindi qualcosa ci sfugge. Non altro l'avevi 95. Di Pippo Bausco, no tu? Chi c'è tu? Vabbè, vi pubblico la locandina che è meglio. Va, a dopo.